Oggi qui abbiamo l'occasione storica di dare forma e sostanza al pensiero federalista, quello di Cattaneo, Salvemini, Sturzo, Einaudi, Gobetti, Dorso, di tutti coloro che vedevano nell'autonomismo il rimedio all'inefficienza e alla corruttela dei poteri centrali. E quindi l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, a cui stiamo lavorando, consentirà la piena autonomia di spesa e di entrata, una maggiore efficienza e trasparenza del prelievo fiscale, equità nella distribuzione delle risorse, nel rispetto dei principi di solidarietà e coesione sociale. Quindi meno tasse per chi oggi le paga. Una riforma che stiamo realizzando con il fondamentale contributo di tutte le componenti della Repubblica e che potrà essere uno straordinario strumento di sviluppo e di contenimento, oltre che di qualificazione della spesa pubblica. Mai come oggi, in un momento economico così difficile, le tasse dei cittadini devono avere rispetto, devono essere investite al meglio. Al termine di questo processo riformatore, il cittadino riacquisterà la centralità perduta, potrà finalmente esercitare il suo controllo democratico ad ogni livello istituzionale e di governo, potrà valutare la qualità dei servizi, potrà finalmente valutare le prestazioni erogate, commisurarne il costo. Abbiamo disegnato un sistema di perequazione agganciandolo agli effettivi bisogni delle popolazioni e non, come oggi purtroppo è ancora, alla spesa storica. Un nuovo sistema di redistribuzione della ricchezza equo, solidale, giusto, basato sui reali costi dei servizi. I meccanismi di solidarietà tra territori dovranno quindi garantire unicamente la copertura della differenza tra quelli che sono i costi standard delle funzioni assegnate, le funzioni fondamentali, e l'effettiva capacità fiscale di quei territori, dei cittadini e delle imprese locali. La Costituzione è il patto tra cittadini e Stato, non può limitarsi a fotografare un ordine fisso e statico, ma deve essere in grado di crescere, di evolvere, per dare le risposte alla complessità della globalizzazione. In questa prospettiva noi guardiamo al regionalismo non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza per trasformare il Paese in uno Stato federale, una società moderna, più giusta, più equa, uno Stato dove finalmente il cittadino torni ad essere libero.